è iniziata Procida San Giuseppe, che tenta di ripartire. Attenzione a Lubrano, che col sinistro serve Lorenzo Cossaiola, che controlla Lorenzo Cossaiola sul sinistro. Attenzione ora a Cibelli, che si gira e calcia col destro sopra la traversa. Si deve cercare Lorenzo Cossaiola, che tenta la sponda per Cibelli. Ancora Lorenzo Cossaiola, si gira col destro. Primo anticipo, ora Cibelli, poi Lorenzo Cossaiola sul destro. Lorenzo Cossaiola calcia! Tempo ora, muro a lottare, anche Saurino, ottimo anticipo. Ora Cibelli, poi Lorenzo Cossaiola sul destro. Lorenzo Cossaiola calcia! Calcia di sinistra nel frattempo, flauto. Portiere sempre reattivo in queste situazioni. Calcio d'angolo ora per la San Giuseppe, stacca nel frattempo. C'è una sponda e c'è il gol della San Giuseppe con Francesco Criscuoli, che approfitta di una sponda di Librone e col mancino Raffone servire il loro numero 9 che la butta in mezzo. Attenzione a questa seconda palla che è proprio Valero Flauto col mancino, però spedisce sopra la traversa. Può iniziare questo secondo tempo, nel frattempo c'è stata una sostituzione. Porta, Cibelli se la sposta sul destro, voleva Lorenzo Cossaiola, ci ha pensato troppo Cibelli, che forse deve essere più deciso. Lorenzo Cossaiola ancora, poi sul sinistro, crossa Lorenzo Cossaiola, nessuno però è reattivo ad attaccare la porta. Ma Toni Cossaiola pronto, calcia Toni Cossaiola, blocca Rastiello, brivido. Ora Cibelli avanza, alza la testa Cibelli, voleva Lorenzo Cossaiola però lo serve. Si sposta sul sinistro, vediamo ancora Toni Cossaiola. Crossa per Lorenzo Cossaiola, anticipato sul più bello da Librone, calcio d'angolo. Crossa Toni Cossaiola, salta Saurino, niente da fare, palla sopra la traversa. Ora nel frattempo avanza Cibelli per Vittorio Lubrano, che crossa, cerca Toni Cossaiola, non riesce nella zampata vincente. Pronto a battere il suo calcio punizione. Lotta Noviello, Lorenzo Cossaiola commette però ancora fallo. Finisce qui.